Ciao, gioca con chi sta giocando con te. Se ti rendi conto che una persona sta giocando con i tuoi sentimenti, da un certo punto di vista si sta approfittando di te perché magari vede anche altre persone, vede anche altre situazioni, tu stai soffrendo di questo. Questo è il momento giusto, è la situazione opportuna che ti permette di sperimentare le tecniche di seduzione, che ti permette di sperimentare il piacere di giocare. Allora sì che devi iniziare a cercare di giocare con i sentimenti di quest'altra persona, perché quest'altra persona, essendo una persona umana, avrà dei turbamenti, avrà delle emozioni e quindi dovrai andare a ravanare lì per amplificarle senza avere sensi di colpa, perché in realtà questa persona sta giocando con te, per cui è giusto che ti riprendi una rivendicazione, è giusto che metti in atto delle strategie per riuscire in qualche modo a riagganciarle, in qualche modo a essere tu a generare sofferenza in lei, perché sono persone che si agganciano soltanto quando vivono pene d'amore. Allora devi iniziare a giocare. E come giocare? Beh, intanto sulla tua disponibilità, sul desiderio e possesso. Se una persona gioca con te, è ovvio che ogni tanto un po' di disponibilità te la darà, altrimenti non giocherebbe più, altrimenti il gioco sarebbe finito. E allora tu, in ogni caso, in ogni tanto, fai finta di accettare questa situazione. Fai anche finta di essere innamorata, di essere innamorato e poi scappa. Ma la cosa importante è che dentro di te devi cancellarla emotivamente. Non deve essere l'unica fonte di appagamento emotivo, altrimenti non riuscirai a giocare, per te sarà una cosa molto seria. Invece deve diventare semplicemente uno strumento per affinare le tue tecniche di seduzione. Questa persona qua deve essere solo uno strumento per affinare le tue tecniche di seduzione, le tue tecniche di coinvolgimento. E andrai a capire proprio lì dove dovrai andare a colpire, diciamo, se vorrai ottenere qualche cosa. E per fare questo dovrai giocare con la tua disponibilità, con la tua presenza, con la tua assenza. Se riuscirai ad amplificare le sue pene d'amore, diciamo così, tra virgolette, vedrai che questa persona piano piano smetterà di giocare e si coinvolgerà. A quel punto lì poi spetterà a te capire cosa fare, se continuare a giocare, se chiudere, se andare avanti, però tutto senza sensi di colpa, perché in realtà tu hai semplicemente risposto ad un gioco iniziato dall'altra parte. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Ciao!